Buonasera. Buonasera. Ciao Piero, come stai? Che piacere vederti, averti qua, ospitarti. Grazie. Primitivo. Hanno ricevuto la benedizione, hai fatto un gesto, li hai proprio benedetti. Sì. Speriamo vendano altrettante copie. Sì, tra l'altro, Piero, una lunga amicizia con Emergency, 25 anni, è una relazione intensa, una comunanza di intenti, di letture del mondo, e dopo 25 anni ti ritroviamo qui su questo palco. Fra l'altro, in mezzo al tour sei impegnatissimo, ma non c'è altro da fare, judo, che ne so, catechismo. No, vabbè, scusa, è una freddura. No, è incredibile effettivamente che la canzone è scritta con Luciano Ligabue e Lorenzo Giovanotti purtroppo rimanga estremamente attuale. E effettivamente ci rendiamo conto sempre di più di come la barbarie sia il vero nemico da combattere. La barbarie che fa parte evidentemente dell'essere umano, perché tutti abbiamo una parte barbara dentro di noi, è inutile fare i buonisti. A tutti viene voglia, magari, quando si vede qualche personaggio che straparla o che usa concetti sbagliati di democrazia, di torcergli almeno un orecchio, diciamo così. E quindi la parte barbara che c'è dentro di noi bisogna imparare con la cultura ad arginarla, o quantomeno io ho la fortuna di scrivere canzoni, è una fortuna che mi sono anche difeso con le unghie e con i denti in questi anni, però lo sfogo, diciamo, di chi ha una attività creativa può aiutare a trasformare questa barbarie in, cioè, non so se Munch, quello dell'urlo, così, quello rubato un paio di volte, se non avesse fatto quel quadro o tanti altri, magari sarebbe stato un serial killer, non lo so, e probabilmente anch'io potevo diventare un serial killer se non avesse avuto la musica a salvarmi. E quindi il rapporto con la barbarie è quotidiano, e solo attraverso una grande cultura di pace, ma non lo dico in maniera retorica o paternalista, ma anche nei rapporti interpersonali, come si coltiva la pace. Io potrei vivere con 300 cause con ex manager, ex colleghi, bla bla bla, e ho sempre tagliato corto, perché ritengo che la pace sia veramente l'unica vittoria, e la vittoria sta proprio nella pace dentro noi stessi, nella pace quindi anche con gli altri, insomma, l'amore per se stessi, per l'amore degli altri, che è un po' anche quello che ci ha insegnato Gino e tutto Emergency in questi anni. E aggiungerei anche l'amore per la musica, per cui Piero, io ti lascio con grandissimo piacere il palco. Aspetta, aspetta. Prendi lo sgabello, quando esci non certo. Voglio vedere gli sgabelli. Non si ha mai anche l'acqua? Piero, no, te lo volo, se vuoi lo volo io. Cioè, è proprio brutto da vedere, quindi lo togliamo, facciamo anche questo servizio. Scusa, mi fai vedere questo vinile, perché io ancora non l'ho toccato. Ma come l'hai toccato? È la prima copia che tocco. Questa è eccezionale. È la numero 233. E mi sa che è già mia. Dici? Sì, l'hai vinta. La sono guadagnata. Vi lascio con Piero Pelù, chiude la serata. Noi ci vediamo domani alle 19 qui su questa piazza. Me ne vado con lo sgabello. Ciao, Piazza Francolini. Oh, che bello. Ah, ecco. Qui ora c'è un intervento a cuore aperto. Yeah. Ok. Bene, questa è una canzone che ho scritto in un momento particolarmente complicato della mia esistenza umana e artistica, e è una canzone che parla di una cosa inconsistente, ma estremamente importante per superare tutte le avversità.
Questa cosa si chiama entusiasmo e questa canzone si intitola Io ci sarò. Primiti mio, amo di sapà la chitarra. Incredibili che ho di quando ho incontrato la prima volta e poi la seconda e poi la terza e via discorrendo Gino e tutto quello che mi ha raccontato, da dove arrivava, dalle trincee, da dove arrivava, dal Panjshir in particolare, o le ultime volte quando lo sentivo che era in Sudan a operare, e lui operava chiunque.
non è che operava solamente le vittime dei talebani, operava anche i talebani, perché questa è la deontologia di un dottore. E lui era veramente un dottore di pace, non era certo un obiettore, come purtroppo oggi ce ne sono troppi in Italia rispetto anche a quello che le donne delle volte decidono di fare per necessità. E quindi posso dire di aver avuto la grande fortuna e l'onore di aver incontrato nella mia vita un vero gigante! Sorso di qualcosa.
purché liquido, sì. Ok, bella ciucciata, mi garba. Allora, la prossima è oggi è riuscito, appunto, il mio nome mai più in una nuova veste editoriale, siamo molto felici e lo dico anche a nome di Luciano e di Lorenzo che questa sera non potevano essere qui con noi, ma che saluto naturalmente perché insieme abbiamo scritto un qualche cosa che per fortuna è rimasto nel tempo, e quel qualcosa non è solo una canzone pop, ma è una canzone che parla di pace, che parla di straniamento rispetto a quello che succede intorno a noi, perché noi siamo dei semplici cittadini che vorrebbero vivere in pace la propria vita con se stessi, ma anche con i propri vicini. Tutto questo ultimamente sta diventando sempre più difficile da raggiungere, ma noi naturalmente ci crediamo, perché la pace è l'unica vittoria. Saperlo.
grazie. Grazie Emergency per tutto quello che fai, per noi che ce ne restiamo comodamente a casa. Vi sosterremo sempre. Lunga vita Emergency, ciao a tutti. Buona serata. Grazie ragazzi. Amore.